Gli accertamenti bancari, la differenza tra i lavoratori autonomi e le imprese e i diritti dei contribuenti, a diritti e tributi. Sigla. Avvocato Alessandro Dagnino, ben ritrovato. Siamo sotto la lente di ingrandimento di chi oggi? Del fisco, dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito, ora lo diremo meglio, dei controlli bancari, delle indagini cosiddette finanziarie, cioè quelle indagini attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate può entrare nei nostri conti correnti e chiederci giustificazione dei conti correnti. Quindi da qui l'immagine della lente di ingrandimento, perché questo tipo di indagine è forse una di quelle considerate maggiormente invasive per il contribuente. Tra i vari poteri dell'Agenzia delle Entrate, che sono innumerevoli, questo potere è sicuramente uno di quelli che fa sentire il contribuente maggiormente invaso nella sua sfera personale. Però c'è una buona notizia che dovremmo raccontare, perché ancora una volta, grazie al lavorio della giurisprudenza, delle regole che trovano applicazione da tantissimi anni e che adesso, leggendo la giurisprudenza, possiamo dirlo con cognizione di causa, tanta ingiustizia hanno creato, vengono corrette per effetto dell'intervento della giurisprudenza. In particolare, io oggi direi addirittura celebriamo la pubblicazione di finalmente una sentenza della Corte Costituzionale, subito seguita da una ancora più recente, proprio dell'altro ieri, della Corte di Cassazione, che ha dato attuazione al principio fissato dalla Corte Costituzionale, che è una sentenza che amplia il diritto del contribuente nell'ambito delle indagini finanziarie e elimina grandi ingiustizie che per tanti anni questa norma di cui sto per parlare ha generato. In particolare, entriamo qua un momento su argomenti tecnici, quindi provo a essere più lento e chiaro possibile. Qual è il problema che si pone? Vi è una norma che ha stabilito che le indagini finanziarie nei confronti delle imprese, cioè le indagini sui conti correnti, essendo ormai da tanti anni superato il cosiddetto, quello che un tempo era il segreto bancario, no? Si diceva in banca nessuno può entrare, no, questo è ormai superato da tanti anni, il segreto non è più tale per il fisco con riguardo ai rapporti bancari e creditizi. E questo, l'abolizione del segreto ha previsto, ha fatto sì che fosse introdotta una norma in base alla quale tutti i versamenti nel conto corrente che non risultano giustificati da una documentazione fiscale, cioè entrano 1000 euro nel conto e non c'è la fattura di 1000 euro, si presumono legalmente ricavi in nero. Non solo vale questo per i versamenti, ma vale anche per i prelevamenti. Quindi se io nel conto corrente metto 1000 euro e non ho la fattura giustificativa, poi prelevo 1000 euro e ancora una volta non ho la fattura di costo che giustifica il prelevamento, non solo il versamento è ricavo in nero tassabile, ma anche il prelevamento è ricavo in nero tassabile. Perché viene definita come un'operazione occulta, non trasparente, diciamo. Per il cosiddetto principio di correlazione tra costi e ricavi, cioè l'impresa, se ha un ricavo, ha anche un costo correlato. Se, facciamo un esempio classico, se un'impresa vende, abbigliamento, compra un paio di pantaloni e lo rivende, quel paio di pantaloni genererà in contabilità il costo d'acquisto e la fattura di vendita o lo scontrino di vendita e quindi il ricavo. Quindi l'idea qual è dietro questa norma? Che se c'è un versamento non giustificato da uno scontrino fiscale o da una fattura, quello è un ricavo in nero. Ma se c'è anche un prelevamento non giustificato da una fattura passiva, quello è un costo in nero. Il fisco non si dovrebbe in teoria preoccupare dei costi in nero, si dovrebbe preoccupare dei ricavi, perché se io ho un costo in nero, ho un costo non dedotto fiscalmente. Io potevo dichiarare 1200 euro che ho venduto i pantaloni meno 1000 che li ho comprati, potevo farmi tassare per 200. Invece se il prelevamento viene considerato un costo in nero
Quindi il fisco non avrebbe interesse a far vedere questo costo in nero, perché in questo modo senza il costo potrebbe tassare 1.200 per intero, invece se riconosce il costo deve riconoscere anche i 1.000 che è il costo d'acquisto. Ma la norma, infatti, non, proprio per questo motivo, la norma è davvero difficile da comprendere per chi non è addetto ai lavori. La norma dice che il prelevamento non giustificato da documentazione contabile non è soltanto un costo in nero, ma è un ricavo in nero. E perché un ricavo? Perché per il principio di correlazione tra costi e ricavi, a un ricavo in nero deve corrispondere un ricavo in nero almeno di pari ammontare. Cioè, se io compro un paio di pantaloni in nero, ci sta questo nel ragionamento della norma, questi pantaloni tendenzialmente li dovrò vendere, e se li ho comprati in nero li venderò in nero, e se li venderò in nero produrrò un ricavo presumibilmente non minore al costo di acquisto, perché tendenzialmente io ci devo guadagnare, anzi semmai dovrebbe essere qualcosa in più perché ci dobbiamo mettere il mio guadagno. Quindi questa norma per tantissimi anni è stato, diciamo, lo spauracchio, no, di molti imprenditori che si trovano a subire delle indagini finanziarie e trovano che i versamenti non giustificati vengono tassati come ricavi non dichiarati, e anche i costi non giustificati, cioè i prelevamenti non giustificati, vengono tassati come altri ricavi che si aggiungono a quelli derivanti dai versamenti. Ora, che cosa è accaduto? Cioè, anche qua c'è stato un lento e lungo lavorio da parte della giurisprudenza per ricondurre a equità una norma che effettivamente comunque fa acqua da tutte le parti. In un primo momento, con una prima sentenza della Corte Costituzionale ormai risalente ad alcuni anni fa, si è stabilito che questa regola non vale per i lavoratori autonomi. Perché mentre se io ho l'impresa, ho i pantaloni che li compro e li rivendo, se io sono un lavoratore autonomo non è che rivendo qualcosa che ho comprato. Non so, un medico, un avvocato, un commercialista non è che compra la penna per scrivere l'atto o il PC e poi rivende il PC. Rivende quello che realizza attraverso il PC, quindi non c'è una stretta correlazione tra costi e ricavi. Quindi dopo tanti anni, dopo tanti contribuenti che svolgevano attività professionale che sono stati condannati anche in via definitiva in applicazione di questa norma, finalmente la Corte Costituzionale dice no, guardate che per i lavoratori autonomi questo non vale. E abbiamo eliminato una prima parte dell'ingiustizia generata da questa norma. Salvi i lavoratori autonomi dalla presunzione legata ai prelevamenti, rimane valida, attenzione, quella naturalmente legata ai versamenti. Rimane il problema dell'impresa. Come capirete, siccome i costi sono correlati ai ricavi, ma è logico, magari lo dico io in maniera complicata, ma poi è ovvio, no? Se io vendo i pantaloni li devo avere comprati. Ma nel momento in cui la norma opera una presunzione soltanto relativa alla produzione dei ricavi, qual era il costo correlato a quel ricavo? Cioè, versamento non giustificato uguale ricavo non dichiarato. Prelevamento non giustificato uguale costo in nero a cui corrisponde un ricavo in nero almeno di pari ammontare. Quindi io ho un versamento di 1.000, un prelevamento di 1.000, ho una presunzione di nero di 2.000. Ma di nero di che cosa? Di ricavi in nero. E qual è il costo in nero correlato a quel ricavo in nero? Ecco, su questo punto si è scontrata l'avvocatura, la difesa dei difensori tributari nelle aule di giustizia con l'Agenzia delle Entrate per ormai forse quasi un ventennio, un po' meno di un ventennio, ma siamo vicini al ventennio. Finalmente, una cosa che appariva a molti, devo dire la verità, ovvia, è stata riconosciuta come ovvia da parte della Corte Costituzionale. Ci si è arrivati in qualche modo. Dopo migliaia di contribuenti che hanno subito verifiche, accertamenti, contenziosi, sono stati condannati a pagare, magari sono falliti, imprese fallite, famiglie rovinate, finalmente la Corte Costituzionale ci spiega che quando si presume un ricavo in nero occorre che sia presunto anche il costo correlato, perché altrimenti viene tassata non la capacità contributiva che è data dal reddito, ma vengono tassati i ricavi. La capacità contributiva, cioè la giustificazione del prelievo, è legata non ai ricavi che ho prodotto. Io posso produrre 10 milioni di ricavi e avere 15 milioni di costi e sono fallito. Io vengo tassato, ho capacità di contribuire alle spese pubbliche se mi rimane qualcosa dall'attività lavorativa che svolgo. Quindi l'oggetto della tassazione è il reddito, non è il ricavo lordo all'ordo dei costi, no?
E in effetti, in questo modo, grazie a questa norma, a questa sentenza della Corte Costituzionale, finalmente si dice una cosa veramente che può sembrare ovvia adesso che l'ho spiegata, ma fino a ieri, fino a prima della pubblicazione della sentenza, non lo era per nessuno degli operatori fiscali in Italia, anche e soprattutto per gli operatori dell'Agenzia delle Entrate. Quindi cosa dice? Qua lancio il messaggio fondamentale. Il principio qual è? Che il fisco ha l'obbligo di riconoscere presuntivamente i ricavi correlati ai costi ritenuti prodotti in nero, anche nelle indagini finanziarie. Non è lecito pretendere che sia il contribuente a fornire una prova analitica dei costi quando i ricavi sono calcolati in modo presunto, non analitico, ma presunto. Quindi a presunzione legale relativa ai ricavi deve corrispondere una presunzione correlata ai costi. Se io tasso i ricavi presunti e non deduco i costi perché pretendo che vengano provati analiticamente, si crea una forte violazione del diritto del contribuente a essere tassato secondo il reddito prodotto e non secondo i ricavi, che non hanno nessuna valenza ai fini della tassazione. Si viene a violare sostanzialmente il principio di capacità contributiva costituzionalmente garantito all'articolo 53 della Costituzione. Ci è voluto tanto tempo, però ci siamo arrivati. Si vede che la lente di ingrandimento ha funzionato evidentemente bene. Grazie all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, con Diritti e Tributi, ci vediamo alla prossima.